Ragazze, allora, finalmente sono riuscita a trovare un po' di tempo per girare il video dei prodotti finiti. Mi scuso se mi vedete un pochettino sciatta e se notate un alone scuro qui, ma è perché praticamente ieri mi sono fatta i baffetti e mi è uscito tipo un ematoma mi si è fatta la crosta e ho dovuto insomma coprire con un fondotinta abbastanza coprente perché è davvero bruttissimo e per di più non sono molto truccata. Cioè, non ho nulla di particolare perché ho un problema a quest'occhio qui. Praticamente mi si è fatta una bollicina sotto la rima, insomma, dell'occhio nella parte rossa. Non so che cos'è, mi fa male e niente, insomma, un periodo un po' sfigatello. E vi dico già che il video sarà abbastanza lungo perché ci sono diversi prodotti. E inizio subito perché ne sono davvero tanti. Voglio iniziare con questi tre prodotti di Bottega Verde che avevo già finito da tempo, però mi sono sempre dimenticata di farveli vedere. Per quanto riguarda il video dei prodotti infiniti, io vi farò vedere tutti i prodotti che ho finito e vi dirò se sono prodotti che andrò a ricomprare o meno. Allora, anche perché questo, se non sbaglio, sì, è il mio primo video dei prodotti finiti. Allora, questo qui è il latte per il corpo della Bottega Verde all'argan e all'iris ed è nutriente ed addolcente. È una confezione da 50 ml di prodotto e aveva una scadenza di 12 mesi. Questi qui praticamente erano le mini size che Bottega Verde per un periodo aveva 99 centesimi. Questa qui sinceramente mi è piaciuta tanto come crema rispetto agli standard di creme per il corpo di Bottega Verde. Aveva una profumazione durevole e in più rendeva davvero molto morbida la pelle, mi è piaciuto tanto e l'andrei a ricomprare in full size, anche perché comunque Bottega Verde ha sempre sconti, quindi è abbastanza conveniente ed è uno dei prodotti che andrei sicuramente a ricomprare. Tra l'altro mi è piaciuta tantissimo la profumazione, davvero molto resistente, durava tantissimo, quindi sono rimasta piacevolmente colpita. L'unico problema è che Bottega Verde sta abbastanza distante, insomma, da dove lavoro io, oppure non è, cioè, non è molto distante, è che mi scoccio di andare, però mi arrivano sempre tante promozioni, devo ancora andare a ritirare, ora vi faccio vedere. Tengo il regalo del mio compleanno che insomma Bottega Verde ti faceva e devo ancora andare a ritirarlo. Scade il 5 dicembre, ma mi sa che è andato. E quindi per farvi capire. Poi ho terminato lo shampoo sempre di Bottega Verde all'argan, ma sinceramente non mi ci sono trovata molto bene. Questa era una confezione da 75 ml di prodotti, aveva una scadenza di 12 mesi. Sinceramente, allora, a mio parere proprio spassionato, Bottega Verde, insomma, può fare tanti tipi di prodotti, creme, cremine, make-up, eccetera, eccetera, però per quanto riguarda gli shampoo, non è arte loro praticamente, non è arte loro fare gli shampoo, anche perché io quando utilizzavo questo prodotto qui aveva sì un buonissimo odore, però non idratava molto i capelli, li rendeva stopposi. Non mi ci sono trovata bene, sicuramente non è un prodotto che andrei a ricomprare, mentre so che la maschera della stessa linea di questo shampoo qui, ovvero l'argan, è buonissima. Quella, ad esempio, l'andrei a provare, la vorrei provare. E questo qui non lo andrei a ricomprare. Poi, come ultimo prodotto della Bottega Verde, c'è il latte corpo tonificante ed emolliente del Mar Morto. Questa era una delle linee un po' più particolari di Bottega Verde ed era una confezione da 40 ml e aveva una scadenza di 12 mesi. Questa qui mi è piaciuta molto come crema, aveva una profumazione fresca estiva. L'andrei a ricomprare sicuramente per il periodo estivo perché era molto fresca, mi è piaciuta tanto.
Molto molto buono, è rimasto ancora, insomma, l'odore. E questa qui sì, l'andrei a ricomprare. Poi se trovo qualche offerta, tipo questi campioncini qui a 99 centesimi, insomma, ne vado a fare scorta anche per provare il prodotto e per dirvi, insomma, qualcosa di come mi ci sono trovata. Tra l'altro, questi campioncini qui da 40 ml, 50 ml di Latte Corpo, li potevate utilizzare per 3-4 applicazioni, quindi comunque sono abbastanza convenienti. Quindi tra tre prodotti, due creme latte corpo sì, questo lo shampoo invece no. Poi ho finito queste, le salviettine struccanti, io le utilizzo tantissimo e sono due prodotti molto validi. Queste qui delle Lock It già ve le ho fatte vedere in un video di Promossi e Bocciati, quindi non mi vado a prolungare oltre. Queste qui della Lavrella sono nuove, costano sempre 1 euro. Queste qui avevano un tessuto elasticizzato a nido d'ape, massaggiante, e sono all'estratto di camomilla, olio di mandorle e vitamina B5 vitamina E. È adatta per tutti i tipi di pelle, anche per la pelle più sensibile, ed erano 20 salviette. Queste qui mi sono piaciute tanto perché erano davvero molto idratanti come prodotto, struccavano bene e un peccato perché non sono riuscita più a trovarle di questa marca qui, e ho comprato questa qui di Hello Kitty, che non lo so, tra le due comunque preferisco questa, struccava molto meglio e la salviettina era anche molto più resistente per com'era strutturata. Questa qui invece tende a fare quei pelucchietti odiosi sulla pelle e insomma, così così, è buona perché comunque strucca tantissimo, però a livello di struttura di salviettine sono meglio queste qui. Poi ho finito la base viso, questa qui della Fusion Beauty. Questa era una base illuminante per il viso, ve l'ho fatta vedere già in diversi video. E sinceramente non andrei a ricomprare perché è un prodotto che se non lo usate spesso tende a seccarsi. E quindi non me l'aspetto da un prodotto, insomma, di questo tipo. Io l'ho comprato al mio banchetto di fiducia al mercatino, però è un prodotto che ho visto nel sito di Sephora America a un prezzo di 38 dollari, tipo una roba del genere, e sinceramente, avendo comunque un prezzo abbastanza elevato, un prodotto che si secca dopo non averlo utilizzato per un po', per un tot di tempo, non è il caso. Era buono perché aveva l'erogatore, però dopo un poco vi dirò, sì, non lo so, a me mi faceva la cosa che dopo un poco non faceva più uscire il prodotto, cioè si era un poco rotto, non so. E non mi piace il packaging, tra l'altro, di questa crema qui, perché non permette di prelevare magari quello che resta sotto, ma perché insomma è tutta di plastica, non so neanche come svitarla, sinceramente, è chiusa proprio e il packaging insomma è pessimo, non andrei sicuramente a ricomprare. Ho finito questo profumo della Charlie, del Charlie Touch. Questa è la prima confezione. Ho comprato l'altra perché praticamente questo qui è il dupe di Hypnose di Lancôme, perché l'ha provato, sa che è un buonissimo profumo. Anche questo qui è altrettanto valido e dura tantissimo e costa da acquestapone tipo 3,99 euro, ed è una confezione da 30 ml di prodotto. Eccolo qua. Sempre per quanto riguarda i profumi, ho finito il Coco Chanel. Questo qui erano i falsi d'autore di Carmen Profumi, che sono ottimi falsi, devo dire la verità. Super duraturi per chi magari non vuole spendere 80-90 euro di profumo. E questo era il profumo. Sono anche comodi perché sono piccolini e ve li potete portare in borsetta. Questo qui era da 15 ml, aveva una scadenza di 36 mesi. Ed era buonissimo, peccato che non l'ho più ritrovato. Ed era questo qui, terminato. Poi un altro prodotto finito, questa volta però era un campioncino. Ed è questo qui di Alice Ashley, l'Ambre Gris. Così. Questo
Questo sarebbe insomma il full size. Come profumo non è male, è molto fiorito, cipriato come profumazione. È buona, però mi ha dato insomma quella brutta sensazione quando, che ne so, vi spruzzate il profumo e dopo un poco vi viene il mal di testa. Cioè, questo profumo mi ha fatto questo effetto qui. Questo è un campioncino ed è un Eau de Parfum. È molto molto intenso, quindi forse per questo mi ha dato un po' fastidio, ma comunque non è un profumo che andrei a ricomprare. Sinceramente preferisco altre tipologie di profumi, anziché, oddio, anziché questo qui mi è caduto. Un attimo che mi squilla il telefono, vedo che cosa succede. È il mio fidanzato. Una buonanotte. Eccomi qua. Proseguiamo. Ho finito anche questa crema che io utilizzavo anche come base viso della Nivea Visage ed è l'Oxygen Power Crema Idratante Riossigenerante. Aveva un prezzo di 3 euro e se la trovo la ricomprerei sicuramente perché è una confezione da 50 ml, dura tantissimo, idrata molto la pelle del viso ed è ottima anche come base trucco. Questa è già la seconda confezione che ricompro perché già ne ho terminata insomma una in passato, molto molto buona. Ha un prezzo insomma, solitamente ha un prezzo di 5 euro, però un'altra volta la trovai in offerta a 3 euro. Se la riesco a trovare in offerta la ricomprerei subito. Poi butto questo mascara qui della Essence, l'Essence Multi Action mascara, questo qui, effetto cia finte, perché insomma si è seccato ed è inutilizzabile. Vedete, proprio secco. Ed è, insomma, lo butto perché è inutilizzabile. Poi ho provato questo abbinamento del fondotinta primer di uniformante di Collistar nella colorazione non lo, colore 3 e questo idrosiero uniformante della Collistar. Devo dire che è un duo ottimo, è quello che ho sul viso, mi piace moltissimo. Il siero si presenta tipo gelatinoso bianco, se me ne è rimasto un pochettino ve lo faccio vedere. Vedete? È in gelatina bianco, mentre è tipo gel, si stende e si assorbe facilmente. E il fondotinta è questo colore qui, che sembra molto aranciato insomma, per il mio viso, ma è ottimo. Questo è il colore. Lo vado a stendere. Ha una medio-alta coprenza ed ha una buona durata. È super idratante. Questo qui l'ho applicato già tipo questi campioncini qui li ho applicati tipo già 2 o 3 volte. Quindi, se vi capita di andare in profumeria, se ce li hanno e trattano la Collister, fateveli rilasciare per provarli. A me me li ha dati la profumeria La Gardenia, me ne ha dati 2 di questi qui. E è un prodotto molto molto buono. Sicuramente, se insomma il fondotinta non costa molto, è da provare. Il primer, sapete, non amo molto tipo tutte queste creme, cremine, uniformanti, queste robe qui per la skincare. Non so se lo andrei a ricomprare. È interessante il fondotinta perché ha anche il primer all'interno, quindi è un prodotto, ha 2 prodotti in un prodotto. Quindi, se andate in profumeria, fatevi dare questi campioncini qui da provare perché io mi ci sono trovata bene e ci potete fare più di un'applicazione. Poi ho provato il profumo della Givenchy Angel Eudemon ed è stupendo. Io mi farò regalare questo profumo qui per Natale, o dal mio fidanzato, o da mio padre, non lo so, ed è un Eau de Parfum.
è buonissimo. E poi ho provato anche questo qui che è un pochettino più delicato ed è l'Angel Eau de Mon Le Secret, ma preferisco 100.000 volte questo qui. E sarà il mio prossimo profumo. È super resistente, è intenso, bellissimo. Sono quei classici profumi che lasciano la scia. Insomma, i profumi che io adoro tanto. Poi è finito anche questo fondo della Max Factor minerale. Quindi qui sono, allora, i fondi minerali li ricomprerei solo nel periodo estivo, ma dato che ce n'è un altro non spenderei soldi per prodotti minerali perché non li uso tantissimo. Questo qui insomma mi è finito, mi ci sono trovata abbastanza bene e l'avevo trovato in offerta al mercato a 3 euro. Stava insomma nella confezione della Max Factor. Solitamente al banchetto portano tutti questi prodotti scatolate anche della Rimmel, eccetera, eccetera. Insomma, ci si fanno anche degli affari al mercato, però vi ripeto, bisogna saper scegliere. E questo, insomma, è uno di quegli acquisti lì. Però vi ripeto, non lo comprerei, ma perché io non utilizzo molto i prodotti minerali, li uso soltanto in estate, ma neanche. Ho finito la crema della Steam Cream, è ottima, ve l'ho già recensita. Vi lascio il video magari di questa crema qui nell'info box, o ve lo metto da qualche parte qui sopra. È davvero molto, molto buona, questa mi è stata inviata e per di più anche questa confezioncina carina che sicuramente insomma terrò per me, la lavo e la utilizzerò per qualche altra cosa. Poi questo qui è il detergente delicato della Lonze che ho utilizzato nelle varie applicazioni ed è finito. È molto buono perché ha proprio l'odore di sapone neutro. È molto, 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 molto buono. Si presenta come un gel trasparente. Poi ho finito il fondotinta della Essence, il Soft and Natural, e sicuramente non andrò a ricomprare perché è un fondotinta pesante, ha una bassa medio copresa ed è risulta appiccicoso sulla pelle e per quanto mi riguarda la colorazione 03 medium beige è un pochettino aranciata per il mio viso. Comunque è una tipologia di fondotinta che non ricomprerei, vi ripeto e straripeto, l'unico fondotinta che ricomprerei di Essence è quello lì nuovo della Pure Skin in cremoso. Poi ho finito lo shampoo della Hermed, cioè è rimasto questo goccino che purtroppo per la confezione che hanno dato non esce. Allora, è un ottimo shampoo. L'unica cosa, ha un odore un pochettino tipo medicinale, non mi piace per il profumo, però per come si comporta sui capelli è davvero un ottimo prodotto. L'unica cosa che mi ha lasciato un pochettino interdetta è l'odore perché sa proprio di medicina. E questo qui ha tutti i tipi di oli all'interno, se non sbaglio olio di jojoba, olio d'argan, eccetera, eccetera. E olio d'argan, jojoba e macadamia, e insomma, come prodotto è molto molto buono. Non so come prelevare quest'ultimo goccino perché la confezione è molto molto rigida e è buono. Questo qui è dell'Hermed. Se lo volete provare, tipo da un fornitore per parrucchiere o dal vostro parrucchiere, vi consiglio di acquistarlo perché è davvero molto molto valido. Nutre a fondo il capello e li rende morbidi morbidi morbidi. Abbinato poi all'olio sempre dell'Hermed è proprio perfetto. Poi ho finito questo correttore dell'Astra, questo qui a penna. È un prodotto che non andrei a ricomprare perché insomma l'Astra lo propone come un correttore. Sinceramente, questo qua è il Fluid Cover Pen di Astra. Questo qui sinceramente è un prodotto che è
sembra più un illuminante che un correttore. Per chi ha un'occhiaia pronunciata, per me non era molto un problema perché comunque non ho occhiaie molto pronunciate, ma per chi ha un'occhiaia pronunciata e magari anche scavata, non è il prodotto adatto, sinceramente. È più da utilizzare come illuminante che come correttore. Poi, un altro correttore finito è il mio amatissimo Stay Concealer 16 ore di Essence. Già l'ho ricomprato perché non ne posso fare a meno. È proprio finito, è buonissimo e lo ricomprerei più e più volte perché è un correttore coprente, non entra nelle pieghette, ha una consistenza giusta, né troppo liquido né troppo cremoso e funge anche da prodotto illuminante perché all'interno contiene delle particelle che illuminano la zona, quindi per me è un ottimo correttore anche se ha un costo irrisorio tipo di 2,99 euro, 2,49 euro, è un prodotto che comunque andrei a ricomprare sempre, il problema è a trovarlo negli stand. Un altro prodotto super è la Love Stage di Essence. Come potete vedere, è terminato, non ce n'è proprio più. È un ottimo prodotto. Non ho potuto, volevo acquistare la Primer Potion, però a Salerno nella Sephora non c'è, quindi mi accontento di utilizzare questa qui, la base di Essence, che è buonissima per chi ancora non l'ha provata, ma ne dubito, ve la straconsiglio. Questa qui anche ho già ricomprato, ovviamente. Poi butto perché non lo utilizzo, scusate, butto perché non lo utilizzo, l'Essence Forget It, non lo sopporto proprio questo correttore, per me è il più grande flop che Essence poteva fare, cioè ha questi due correttori qui, il rosa per l'occhiaia e l'azzurro per i rossori, che non servono a niente, cioè sono davvero, davvero molto pessimi e per di più a un prezzo abbastanza, cioè tipo 3,49 euro, sinceramente o abbassato il prezzo oppure lo togliete dalla produzione perché è inutile e insomma lo butto perché non me ne faccio niente. Ho utilizzato la parte marroncina che era la migliore tra le tre e lo butto perché non me ne faccio niente, mi occupa solo spazio nella cassettiera, è inutile. Ho finito anche questo correttore di Rimmel che purtroppo si è cancellato tutto e non mi ricordo come si chiama. Questo qua è il Soft Honey 103, era un correttore a stick buonissimo, infatti lo vorrei ricomprare. Il problema, insomma, non mi so dire che correttore è perché si è cancellato tutta la scritta. Vi faccio vedere sotto, magari se andate, non lo so, lo riconoscete. A me era il Soft Honey 103. Era un correttore a stick molto buono perché nonostante la sua consistenza non mi entrava nelle pieghette, durava tantissimo e copriva bene. Dava anche una certa luminosità alla zona, mi piaceva abbastanza. Poi ho finito anche questi altri due correttori. Questo qui è il Cover Stick della Maybelline New York ed è il 22 Light Beige Rose. Questo qui, che tra quello della Rimmel e questo qui preferisco quello della Rimmel perché questo qui non copriva abbastanza bene e non lo so, aveva una consistenza abbastanza pastosetta. Questo, insomma, è quello che ne rimane. Insomma, non mi piaceva molto la consistenza, però stava là là per finire e l'ho terminato. E poi tendeva, se magari mettevate un po' più di prodotto, a mettersi tutto nelle pieghette ed è una cosa fastidiosa. Poi ho terminato anche il Project Concealer, questo qui, ed era nella tonalità 03 Medium, questa qui. Questo qua. Era abbastanza cremoso. L'unica pecca di questo correttore qui era che si andava a depositare dopo un poco nelle pieghette. Dovevate applicarlo proprio in modo molto, in una dose molto molto,
cioè dovevate applicarlo molto molto poco, perché sennò vi si andava a depositare tutto nelle pieghette, proprio per la sua consistenza troppo troppo cremoso. Infatti io i correttori stick non è che li amo tanto, infatti pure quello lì di Avon purtroppo mi fa la brutta cosa di mettersi nelle pieghette e non mi piace. Oh, purtroppo sono proprio i prodotti a stick che sono così, i correttori a stick che sono così. Ho finito anche la base, l'highlight primer di Essence nella colorazione classica, questo qui. Mi ci sono trovata abbastanza bene. L'unica pecca è che è abbastanza oliosetto come primer, non si asciugava subito e come colore non riusciva a eliminare tutte le discromie della palpebra o a coprire tutte le discromie della palpebra come fa quello lì di Essence, però per il prezzo che ha lo ricomprerei sinceramente. Poi ho finito la cipria, la Essence. Vi dico subito, Compact Power di Essence, questa qui. Purtroppo io le ciprie di Essence non credo che le ricomprerò perché hanno la brutta cosa di seccarsi. Infatti mi si era fatto tutto secco attorno ai bordi, l'ho grattata e ho utilizzato quel poco che insomma ne era rimasto. Sinceramente, tra tutti i prodotti che Essence fa, le cipre sono quelle che non riandrei a ricomprare. La mia era la 04 Perfect Beige e sicuramente è un prodotto che non riandrò a ricomprare. Come tanti altri brand fanno cipre migliori, sinceramente preferisco comprarne altre. Poi ho finito il campioncino della Youngblood, questa marca qui che ha fatto vedere anche qui ultimamente negli ultimi video. Questa qui l'ho comprato un set di campioncini al Cosmo Prof di questa marca. E questa era la cipria HD, molto molto buona, devo dire, super fine, ottima, davvero ottima. E questa qua è l'High Def Translucent Power. Eccola qua. Che poi tra l'altro questi, vabbè, erano sempre, li hanno fatti pagare un sacchettino 2 euro. Potevano regalarli, no? Anche perché c'è davvero pochissimo prodotto. Sono 5 grammi, se non sbaglio. 5 grammi di prodotto. Sì. Vabbè, ho finito anche questo. E per finire il tutto, ho finito anche questo l'Elf Tinted Misturiz. Vabbè, insomma, avete capito. Questo era quello della linea base ed era lo spazzano tipo per fondotinta. Io sinceramente lo ricomprerei perché l'ho provato gli ultimi, insomma, per terminarlo come correttore ed è ottimo, soprattutto questa tonalità qui che se non sbaglio è la Honey ed è proprio, proprio buono. Ha la giusta consistenza, non entra nelle pieghette e copre benissimo la mia tipologia di occhiaia che non è una vera e propria occhiaia, ma è lo scuro insomma sotto agli occhi e mi è piaciuto tanto. Se farò un ordine all'Elf lo ricomprerò sinceramente come correttore. E niente ragazze, questi erano i miei prodotti insomma terminati. Fatemi sapere quali sono i vostri. Io vi mando un bacio perché ho parlato fin troppo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze.